Il vero mostro di questa serie è la notte. È difficilissimo. Ovviamente se noi ci potenziamo riusciremo a sopravvivere meglio. E soprattutto il mostro è il fatto che io non posso starmene fermo in un punto. Nel senso che noi dobbiamo continuare a spostarci perché siamo avventurieri, prima di tutto. Beh, lì sicuramente vede effettivamente il mio punto di morte, dove sono già morto una volta purtroppo. E sì, se non lo sapete, indosso una collana magica. Questa collana mi toglie un minimo di vita, come vedete qua. Oh miseria. Ok, allora fermi tutti. Devo fare una cosa. Allora, questa è la mia protezione magica. Lo so che è strano. Aia. Muori, veloce, muori. No, sto morendo io. C'è uno zombie schifoso, vedete raga, ve l'ho detto, è difficilissimo. Dobbiamo cercare di trovare delle strategie. Aia. Cos'è? Che cos'è sta roba? No, scusate, devo andare a vedere perché ho visto un mostro veramente orribile, raga. Che diavolo è? Allora, so che è pericoloso, so che sembro pazzo, per... è un ghoul. Ma che cavolo, ma è tipo i ghoul di Tokyo Ghoul, scusate. Avete mai visto Tokyo Ghoul? Scrivetemi nei commenti. Ah, no, per caritizia, no, vattene via, Santa Maria delle Rose. No, raga, qua io ci sto per morire però, Mi spiace, mucche, mi fate comodo per mangiare, lo so, è triste come cosa. Vedete, questo è un vulcano che tecnicamente ora non sta erruttando, quindi bene. Però qua vicino ci sono delle barche con all'interno dei tizi che purtroppo penso che mi uccideranno, vero? Allora, qua sembra che non esserci nessuno. Proviamo ad andare lì, che dite? Io ho paura, perché... You are a pirate. Oh, mi dice che sono un pirata, ma grazie. Cioè, non so se è una cosa bella oppure no, però... nel dubbio io dico grazie, comunque. Ho nel dubbio assoluto. Allora, so che non si dovrebbe fare questa cosa, ha fatto affondare molte navi. Però... è una buona idea scavare sotto. Ciao, signore, come va? Sembra effettivamente che i pirati non mi vogliano fare niente. Perché avete delle TNT qui dentro? Non è proprio una buona idea tenersene, Effettivamente qua ci sono leve... Moriel Track, vabbè. Sono strani. Ma, raga, ma qua... C'è un backpack? Mi dite che possiamo prendere? È mio, raga! L'ho rubato, aspetta. Oddio, che figata! Ora posso finalmente mettermi... No, raga, ma vi rendete conto? Ora possiamo viaggiare davvero in giro per il mondo. Toh, tutto qua dentro, via. Salve, signori. Non puntatemi, per favore. Io sono gentile. Raga, è notte e ci sono tutti sti tizi. Purtroppo, ve l'ho detto io che è pericolosissimo. Però qua ho trovato anche una torre. Che però, vorrei andare a vedere. Aiutatemi, per favore, no. Oh, Santa Maria delle Rose, ma che cavolo. No, no. Assolutamente no. Io non so chi voi siate. Voi siete il male. Io me ne scappo. Addio. Entrerò in questa torre. Hopefully. Cioè, io spero che non ci sia assolutamente nessuno. Non esistete. Voi non esistete. Se io non vi vedo, voi non esistete. Giusto? Giusto. Ho un problema. Ho letteralmente un problema. Tutto bene. No, ma tutto bene. Via, avete visto? Oh, sono un genio. Chiamatemi genio, raga. Chiamatemi super forzuto. Mi sono salvato. Madonna, come mi sono salvato? Allora, signorini. Aia, fate male. Quindi farò così. Olè. Però qualcosa mi dice che i misteri non finiscono qua, raga. Questa serie sarà piena di misteri, di cose spaventose, di... non solo di scheletri che cercheranno di uccidermi, anche perché questo è il meno, in realtà... Ma anche di magari mostri super potenti che cercheranno... Oh mio Dio, via. via. Mi mancano 3 cuori. Sto per assolutamente morire, ma non preoccupatevi. Scrivetemi se volete che continuiamo questa serie nei commenti. A me farebbe davvero tanto piacere.